dieta dell'ananas. Ciao amici, avete mai sentito parlare della dieta dell'ananas? E io non aspettavo altro, ma devo andare ai tropici? No, si tratta di una dieta lampo da seguire per 2 o 3 giorni per dimagrire molto in fretta. Vediamo insieme come funziona, cosa mangiare, ma anche le controindicazioni. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Questa dieta sfrutta le proprietà diuretiche, digestive e sgonfianti dell'ananas, date dalla bromelina, una sostanza contenuta nella parte più interna del frutto. Va seguita solo per 3 o 4 giorni perché non è un regime equilibrato. Si tratta di una dieta ipocalorica in cui si escludono diversi alimenti. A ogni pasto si inserisce l'ananas che aiuta a digerire e a eliminare i liquidi. Questo frutto è leggero, povero di calorie e apporta minerali e vitamine. Ah, mi sa che questa è la mia dieta preferita. Veramente serve a poco se subito dopo torni a mangiare male come sempre. Cosa si può mangiare durante questa dieta? Si può mangiare ananas fresco a volontà in tutti i pasti, spuntini compresi. Si possono consumare verdure crude e cotte, proteine magre, cereali in chicchi al posto della pasta e pane integrale se non si può rinunciare. Come condimento solo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno. Da evitare pasta e pizza, insaccati, formaggi stagionati, zuccheri e alcol. Si consiglia inoltre di bere almeno 2 litri di acqua o tisane leggere ogni giorno. Vediamo un menù tipo per 3 giorni di dieta dell'ananas. Primo giorno. Colazione, 3 fette di ananas e una tisana. Pranzo, pane integrale, insalata di tonno e ananas. Cena, minestra di verdure con una piccola porzione di orzo e ananas. Secondo giorno, colazione, pane integrale e succo d'ananas. Pranzo, riso con verdure e ananas a fette. Cena, pesce al forno con verdure e ananas. Terzo giorno, colazione, yogurt magro, fiocchi d'avena e ananas. Pranzo, burger vegetale, verdure crude e succo d'ananas. Cena, minestrone con riso integrale, ricotta magra e ananas. Tutti gli spuntini possono essere fatti con ananas a fette o succo d'ananas. Trattandosi di una classica dieta lampo, ci sono delle controindicazioni. È un regime sbilanciato nei nutrienti e non si può seguire per più di 3 giorni. Questa dieta ha troppi zuccheri e poche proteine. Funziona perché è ipocalorica. È una dieta di tendenza perché si concentra su un alimento specifico. In realtà, in pochi giorni, elimina molti liquidi più che i grassi. Ma per sgonfiare, funziona molto bene. Bene amici, oggi abbiamo visto come funziona la famosa dieta dell'ananas. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi. 3 ricette di estratti detox buonissimi a base di ananas. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.